In Canada, una legge datata all'epoca della corsa all'oro dà alle compagnie minerarie pieni diritti. La più grande miniera a cielo aperto è stata scavata nel pieno centro di una città. Sono state abbattute 200 case per lasciare il posto a questo enorme buco. È totalmente legale, ma è immorale. È assurdo che un governo permetta questo. Mio padre e mio nonno erano minatori e vivevano qui. Non abbiamo mai fatto domande sulla miniera. Con più di 60 tipologie di minerali estratti dal suolo ogni anno, il Canada ha un'industria mineraria tra le più importanti del mondo. Dai tempi della corsa all'oro, intere regioni vivono al ritmo delle miniere. Ma questo sfruttamento sfrenato ha un prezzo. Più di 345 miniere sono state abbandonate. E su queste aree dismesse, gli acidi utilizzati, l'arsenico e il mercurio, contaminano il suolo e si infiltrano nei fiumi. A capo di una delle più importanti organizzazioni ambientaliste del Quebec, Christian Simard ci mostrerà i danni causati dalle miniere. Le società minerarie promettono lavoro e vogliono i profitti. Questa situazione dura 10-15 anni, fino a quando il prezzo dell'oro e il prezzo dei minerali aumenta. Dopodiché, quando hanno raggiunto il profitto, abbandonano tutto. Hanno creato lavoro, fatto pressione sui politici, sono lontani dalle città e anche dai cittadini a volte. Tutto viene nascosto e poi ricominciano con un'altra miniera, poi un'altra e così via. Il Canada è il paese delle miniere. Sì, il 70% delle società minerarie internazionali hanno la sede in Canada. La domanda importante è: perché sono qui? Ci sono dei vantaggi fiscali, hanno un peso enorme sull'equilibrio politico e i politici locali, regionali e nazionali vigliaccamente non si impongono. E adesso si può fare tramite computer con un click. Si chiama click and claim, clicca e rivendica. Anche se sei ad Hong Kong, a Mosca o in qualunque altro posto, puoi prenotare un terreno in Quebec e avere una sorta di priorità d'uso. Se trovi qualcosa, naturalmente devi arrivare ad un accordo con il proprietario. E questo è quanto è accaduto a Malartic. Quasi 200 famiglie sono state espropriate della casa e del terreno. Incontriamoli. Malartic sta soffrendo le conseguenze di una legge che per 130 anni ha dato pieni diritti agli sfruttatori di miniere. Questa città di 3.500 abitanti, che ricorda il Far West, sorge sopra una miniera d'oro. Il prezzo del metallo prezioso è quadruplicato in 10 anni, stuzzicando l'appetito della società Osisko, la quale si è lanciata in un audace progetto nel sud della città, la raccolta di titoli minerari, i famosi claims, per creare la più grande miniera a cielo aperto del paese. Quello che poteva restare un progetto virtuale è divenuto un enorme cantiere nel centro di Malartic. Tutti gli abitanti sono stati costretti a vendere le loro case. Ne resta solo una in questo paesaggio lunare. Appartiene a Ken Massé, un irriducibile che non vuole cedere. Ti hanno offerto un mucchio di soldi per andare via. Non voglio lasciare la mia casa a qualcuno che vuole arricchirsi sfruttando una grande miniera. Ma sfortunatamente, dopo la nostra visita, la Corte Superiore del Quebec ha emesso l'ordine di sfratto per Ken Massé. Questo è quello che resta oggi della sua casa e del suo giardino. Non ci sono ostacoli per la società mineraria. Può iniziare gli scavi. Potete crederci o no, ma la miniera di Malartic sarà 4 volte più grande. Un buco di 2 chilometri di lunghezza e 1 di larghezza, così profondo da contenere la Torre Eiffel. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, si può estrarre l'oro in un modo che prima era impossibile. Esattamente. Ma quello che sorprende è che la società mineraria non abbia cercato un accordo con voi, trovato delle soluzioni per accontentare tutti. È nell'interesse di tutti fare le cose come si deve. Loro credono di aver agito nel modo giusto. Comunque qui possiamo tutti testimoniare. Ognuno di noi, per un motivo o per l'altro, ha subito e sopportato profonde ingiustizie. Molti di voi hanno subito l'esproprio, altri hanno venduto la casa. Ma siete stati costretti a farlo? La società Osisko ha ridotto così tanto il prezzo delle nostre case da azzerarne il valore. E in questo modo ci hanno obbligati a cederle e a rinunciare ai nostri diritti. Le hanno prese e demolite tutte. Secondo voi la compagnia mineraria è più potente di Dio? Dopo Dio. Solo dopo Dio? Sì, sono onnipotenti. Cosa puoi fare contro qualcuno che è onnipotente? Arrenderti.
E lei? Al principio ero tra quelli che volevano vendere. Quello che mi offrivano mi sembrava allettante, ma quando hanno visto che ero un semplice minatore e non conoscevo la legge, allora è iniziata la tragedia della mia vita. Adesso sono al verde. Oggi ho bisogno dei sussidi governativi per vivere. Mio padre e mio nonno erano minatori e hanno sempre vissuto qui. Non abbiamo mai messo in discussione la miniera. Ma adesso penso che questa cosa sia pura follia. Questo progetto è immorale. È legale, ma immorale. È assurdo che un governo permetta una cosa del genere. Noi proteggiamo gli animali e le piante. Proteggiamo le loro zone. Ma non pensiamo ai luoghi dove vivono gli umani. Abbiamo dei figli. Voglio che i miei siano fieri di me. Anche se siamo poveri, abbiamo una dignità. Stiamo portando avanti una lotta importante.